Era cresciuto a Fiumicello, in provincia di Udine, Giulio Regeni. A 28 anni, dottorando presso l'Università di Cambridge, viene rapito in Egitto. È il 25 gennaio 2016. Pochi giorni dopo, il 3 febbraio, viene ritrovato senza vita in un fosso lungo l'autostrada Cairo-Alessandria. Sul suo corpo segni evidenti di torture gravi e ripetute, mentre l'autopsia rivela che a causare la sua morte è stato un violento colpo al collo. Un omicidio su cui non è ancora stata raggiunta la chiarezza che i genitori Claudio e Paola invocano e perseguono. Un caso che ha acceso un dibattito internazionale e continua ad incidere sui rapporti diplomatici tra Italia ed Egitto. Al Cairo, Giulio si trova per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani. Sotto lo pseudonimo Antonio Druis, per un'agenzia di stampa, scrive anche articoli sulle difficoltà seguite alla rivoluzione del 2011. Per questo, da subito, gli investigatori italiani si concentrano sulla sua attività e sul ruolo giocato dai servizi di sicurezza del governo di Al-Sisi. Tentativi di depistaggio, poca collaborazione, finché a settembre 2016 i PM egiziani ammettono che Giulio era già stato sottoposto ad indagini e sorveglianza da parte della polizia egiziana nel mese di gennaio. Intanto, mentre un incontro tra le due procure egiziana e italiana sarebbe fissato proprio questo mese, domenica scorsa, Ibrahim Metwaly, avvocato della Commissione per i diritti umani che assiste la famiglia Regeni e a sua volta padre di uno studente scomparso nel luglio 2013, viene prelevato all'aeroporto del Cairo dalle forze di sicurezza egiziane. Era pronto a imbarcarsi per Ginevra per parlare proprio di violazione di diritti umani in Egitto. Già nell'aprile 2016 la polizia egiziana aveva arrestato e detenuto per 4 mesi e mezzo con l'accusa di sovversione e terrorismo un altro consulente della famiglia Regeni, Ahmed Abdallah, presidente della stessa commissione. Ora ci si domanda se questo nuovo mistero sia direttamente connesso alle incertezze che ancora avvolgono la morte di Giulio. Vi presentiamo i nostri ospiti, grazie a Giulia Bosetti di essere qui, una giornalista di Presa Diretta che ha realizzato un bellissimo reportage, tutto dedicato al caso Regeni, e poi Riccardo Nuri di Amnesty International Italia. Buonasera. Amnesty è in prima linea nella vicenda di Regeni e non solo, perché sono tante le storie di persone scomparse in Egitto. Io partirei intanto, Giulia, dalle novità. Cosa è emerso oggi al COPASIR? Si è discusso del caso Regeni, tra pochi giorni doveva tornare al Cairo anche il nostro ambasciatore. Guarda, l'audizione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza è in corso adesso, quindi fra l'altro stiamo attendendo in diretta novità, quindi mano a mano che dovessero arrivare ovviamente aggiorneremo. E chiaramente non si parlava solo di quello, perché si parlava di questioni di sicurezza nazionale e terrorismo. Il Movimento 5 Stelle aveva annunciato che avrebbe sollevato la questione Regeni e quindi vedremo che cosa risponderà il Presidente Gentiloni. È chiaro che è un momento cruciale, perché tutta una serie di eventi, quali la scomparsa per esempio di Ibrahim Metwaly, quale all'inizio di settembre l'oscuramento del sito della Commissione per i diritti umani e le libertà, che appunto è consulente della famiglia Regeni per la vicenda, cioè sono tutti fatti che sono avvenuti dopo l'annuncio da parte di Alfano del fatto, diciamo, che il nostro ambasciatore Cantini sarebbe tornato, anzi lui è arrivato per la prima volta, ma insomma che l'Italia avrebbe rimandato l'ambasciatore in Egitto e ripreso i rapporti diplomatici. Non sono buoni segnali, cioè se queste sono le premesse di una ripresa dal punto di vista diplomatico dei rapporti, della collaborazione, e siccome sono segnali importanti, perché appunto l'abbiamo detto, si andava a parlare del caso Regeni a Ginevra, si andava a parlare di diritti umani. Fra l'altro Ibrahim io l'ho conosciuto personalmente quando sono stata in Egitto l'anno scorso. Ha un figlio che è scomparso nel 2013, nel luglio, un giovane studente che è scomparso dopo essere stato arrestato dalla polizia e dall'esercito, e che il padre ha continuato a cercare per anni. Cioè quando io l'ho incontrato ormai erano anni che lo stava cercando, senza riuscire ad avere notizie di lui se non da persone che erano uscite dal carcere, piuttosto che da commissariati che magari gli davano dei piccoli aggiornamenti. E quindi è una persona che fa una lotta sua individuale e una lotta per tutti, perché la fa per la famiglia Regeni, perché la fa per tutte quelle migliaia di famiglie che in Egitto hanno un parente che è scomparso. Quindi questo stava andando a denunciare. Sentiamo un'intervista a questo avvocato scomparso. Questo è suo figlio? Sì. Può raccontarmi la sua storia? Mio figlio studiava alla facoltà di ingegneria, aveva 24 anni.
Tre anni fa, l'8 luglio del 2013, è stato arrestato da alcuni agenti della polizia e dell'esercito. Da quel momento ho perso le sue tracce. Nonostante io abbia presentato centinaia di denunce, fino ad ora non ci sono state indagini e nessuno mi ha detto dov'è mio figlio. Qual è stata l'ultima volta che ha avuto da qualcuno notizie di suo figlio? Circa un anno fa. Dicevano che si trovava nel carcere di Azuli. Mi hanno raccontato che il cibo è schifoso, che indossa gli stessi abiti da 3 anni, che non li fanno uscire alla luce del sole, sono desaparecidos, non hanno niente, stanno per terra buttati sul pavimento. Ha un'idea del perché suo figlio potrebbe essere stato arrestato? Non ne ho idea. Di fatto le autorità negano che sia detenuto. Magari lo processassero, lo preferirei, a costo che lo condannassero a morte. Perché dice preferirei che lo condannassero a morte piuttosto che non sapere dov'è? Se fosse morto per me sarebbe un sollievo, perché adesso immagino che venga torturato tutto il tempo. Ed è una tragedia, una cosa durissima da sopportare per un padre. Che mi arrestino, mi uccidano, non fa differenza. Voglio ottenere giustizia per me, per la mia famiglia, per il mio paese. Non c'è soltanto la famiglia Regeni a chiedere giustizia e verità per il loro figliolo, ma c'è un intero popolo mobilitato per conoscere la verità a quanto accaduto a Giulio e a tanti come lui. In generale, Nuri, chi sono le persone che scompaiono in Egitto? Li hanno chiamati Giulio d'Egitto, proprio perché la sparizione di Giulio è simile, se non analoga, per modalità, per caratteristiche, per coloro che noi riteniamo i responsabili, cioè l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, alla scomparsa di centinaia, se non migliaia, di persone in Egitto, che possono essere attivisti politici, esponenti dell'opposizione, persone sospettate di terrorismo, anche molti parenti giovani, di persone ricercate, studenti, tantissimi giovani, anche minorenni, che passano in questa zona di oblio settimane, se non mesi, sottoposti a quelle torture che ha subito Giulio, per ricomparire, quando ricompaiono in vita, di fronte a un giudice che certifica che sono stati arrestati 24 ore prima. Che vuol dire che i loro 3 mesi di tortura, come minimo, precedenti, semplicemente non esistono. E nessuno viene chiamato a pagare per questo. Il caso di Giulio è uguale ai casi dei Giuli egiziani, perché l'impunità è pressoché totale. Impressionante. Questa è la testimonianza del fratello di un ragazzo che è stato sequestrato, torturato lì in Egitto. Una tara del Tasi. Aktar min Adel Tasi. تعليم من الايد والرجل صعق بالكهرباء صعق بالكهرباء في اماكن حساسه من الجسم تعليم من الايد والرجل عريان تعليم من الايد كده في عمود ويفضل واقف طول الليل انا اللي فيه مشكله ما بيني وما بين الدوله لان انا كنت بعارض الدوله في وقت من الاوقات فكان غريب جدا ان هم يعتقلوا والدي وابويا في اليوم ده ويخرجوني انا الاول تقريبا كان يوم 9/7 تم نقله من معسكر الامن المركزي للاسلام بيسميه الجحيم اللي هو مبنى الامن الوطني في أزولي. ما ظهر بعد 122 يوم اختفاء قسري شعر الاسلام كان طويل جدا دقنه كانت طويله اول ما ظهر قدام النيابه ليه يحصل الاسلام ده او يحصل لاي مواطن اللي حصل الاسلام ليه 122 يوم يفضل موجود داخل اماكن هو ما يعرفش بيتنقل من مكان لمكان هو ما يعرفش المكان ده Bosetti, questo ultimo episodio, quest'ultima scomparsa va a complicare un quadro già di per sé drammatico. La famiglia di Giulio chiede che l'ambasciatore italiano non faccia ritorno al Cairo. Quali ripercussioni ci potrebbero essere adesso? Ma bisogna capire, dal punto di vista politico c'è stato anche un incontro del presidente Grasso con Cantini proprio diciamo in vista del ritorno dell'andata al Cairo, quindi direi che nulla cambia. Dal Copasir mi dicono che è stato chiesto a Gentiloni anche notizie rispetto alle informazioni che erano arrivate dopo la pubblicazione dell'articolo del New York Times quest'estate sul fatto che gli Stati Uniti avevano già informato del coinvolgimento degli apparati egiziani subito dopo la sparizione di Giulio e che non sono state date ulteriori informazioni. Quel che è certo è che la decisione di rimandare giù l'ambasciatore è stata presa dopo che erano arrivati nuovi materiali, documentazione di interrogatori dalla procura egiziana a quella italiana. Pare che però all'interno di questi materiali non ci sia niente di rilevante dal punto di vista investigativo.
Grazie. Grazie Giulia Bosetti. Grazie a voi. Grazie a Riccardo Muri, Amnesty International Italia, che sta facendo una